questa sensazione mancava da un pezzo. Questa sensazione ormai l'avevo completamente dimenticata. Nel video di oggi un ragazzo mi diceva: non vinciamo una partita dal 30 di settembre e oggi siamo in ottobre. E gli ho risposto: fa malissimo, perché pensare a una roba del genere faceva malissimo. Oggi torniamo alla vittoria in casa, gol su azione, 3 gol di scarto. Cioè, siamo passati dal tutto al niente proprio, praticamente. Adesso cerchiamo di parlare un po' di questa partita che secondo me ci lascia un messaggio nascosto all'interno, da leggere tra le righe, perché c'è una cosa in particolare che mi è piaciuta all'interno di questo risultato, di questa prestazione, di queste settimane senza Juventus, che si porta al 7° posto in Serie A, 13 punti, un punto in più dell'Inter, che è sotto 2 posizioni. Incredibile pensare di essere addirittura sopra l'Inter, ma non dobbiamo assolutamente gasarci, galvanizzarci, esaltarci, perché settimana prossima c'è il Milan, quella dopo c'è il Toro, quella partita dopo ancora, quindi il derby, mercoledì comunque c'è una gara di Champions dove siamo messi non male di più, però intanto io una bella vittoria per 3-0 me la porto a casa, 3 punti me li metto in saccoccia, perché è la 3ª vittoria stagionale e se inizio a non godermi neppure quelle rare volte in cui portiamo a casa il bottino pieno, posso veramente rinunciare al mio essere tifoso della Juventus. Ma prima di tutto, numero 10 da scaricare gratuitamente qui sotto in descrizione il link, perché anche questo mese ci saranno tanti miei contenuti esclusivi sulla piattaforma, quindi scaricatevi l'applicazione, articoli e video che usciranno proprio sul numero 10. Ragazzi, si vince 3-0, non me l'aspettavo sinceramente, anche se in realtà vi avevo fatto un video in settimane in cui vi dicevo potrebbe addirittura paradossalmente la Juventus ricalcare lo stesso risultato che aveva avuto col Sassuolo il 15 d'agosto, proprio perché è esattamente la stessa partita, non è vero, perché col Sassuolo qualcosa in più è rischiato, però questa reazione un po' nervosa, no? Dopo tanto tempo che non c'era la Juventus, quindi mi aspettavo in realtà una vittoria larga. Voglio subito evidenziare una cosa: il Bologna è stata poca barra pochissima roba, però anche il Monza era stata poca se non pochissima roba quando siamo andati a giocarla da loro, ed era addirittura una squadra in una posizione più delicata di classifica, eppure avevano vinto. Noi avevamo perso, avevamo portato a casa 0 punti, e quindi capite bene che sì, l'altra squadra non era la squadra migliore del mondo, non dobbiamo farla passare per il Brasile dei 5 mondiali vinti, perché non è assolutamente così, però questa sera la Juventus qualcosa in campo l'ha messo, vince per 3-0 con il gol di Kostic, al primo gol in Serie A, al primo gol con la maglia della Juventus, vince col gol di Dusan Vlahovic, che ritrova finalmente, aggiungo io, il gol su azione che gli mancava proprio dal 15 d'agosto, da Ferragosto, cioè andavamo in giro maniche corte, braghini, ciabatte probabilmente, invece adesso c'è già freddo, ci mettiamo le giacche, quindi fra un po' è Halloween, è passato un attimo dall'ultima volta, finalmente ritrova il gol su azione di Dusan Vlahovic, che probabilmente stava perdendo tanta fiducia anche nei propri mezzi. Tra l'altro l'altro giorno in nazionale Kostic serve Vlahovic, oggi Vlahovic serve Kostic, quindi molto bene. E che gol di Arkadiusz Milik, ragazzi. Che gol di Arkadiusz Milik. Ma che gol ha fatto Milik? Ha spaccato la porta. Subito ho proprio pensato, oh no, Borussia in fuorigioco. E invece no, alla fine era regolare. Milik che crea i presupposti per il gol dell'1-0 e chiude la partita col gol del 3-0. Simpatico siparietto, si volta verso la panchina e dice, ah, questo è buono. Perché in quella porta, proprio Milik, con quella maglietta addosso, quindi la 3ª maglia, il 3° gol in una partita in casa, sappiamo tutti, no? Ci stiamo riferendo, e per fortuna questa volta non ci hanno annullato il gol, anche se, vabbè, anche vincendo 2-0 avremmo potuto portare a casa la partita. Non mi è piaciuto il primo tempo. Fino al primo tempo ero abbastanza sconsolato, chi era live su Twitch insieme a me lo sa, avevo fatto anche un'analisi in cui dicevo, ma di che cosa dobbiamo parlare, questa analisi della partita di questo primo tempo, c'è poco da dire, come fai a valutare la squadra che è sì in vantaggio per un gol a zero, ma
c'è stato veramente troppo poco, occasioni da gol non se ne contavano, se non quell'erroraccio di Milik, praticamente paradossale pensare a Milik che fa il gol del 3-0 e il gol invece che si mangia nel primo tempo, e quel colpo di testa velleitario di McKennie che veramente non ha creato nessun tipo di pericolo, più il gol di Kostic che però nasceva anche da una deviazione. Quindi il primo tempo non mi era piaciuto, invece il secondo tempo sì, perché la Juventus comunque un buon numero di palle gol è andato a crearla, poi ha beccato anche un palo, penso ancora con Milik, tra le altre cose è andata vicinissima più volte addirittura al quarto gol, quindi veramente nel secondo tempo si poteva dilagare. E la cosa principale che vi dicevo, che secondo me c'è nascosta in questa partita, è un messaggio, perché oggi ho visto una cosa diversa dal solito. E già appena abbiamo fatto il primo gol ci avevo scherzato sopra, ho detto Dio buono, cosa sta succedendo? Il secondo gol che facciamo diventa quasi più un dubbio barra certezza, no? Quel dubbio sta diventando una certezza, cioè un Juventus che va in ripartenza, un Juventus che fa due gol in contropiede. Wow! Da quant'è che non accadeva una roba del genere? Quant'è che siamo stati qua a dire che questa squadra le ripartenze non le fa e non le sa fare? Invece questa sera due volte troviamo il doppio vantaggio proprio in ripartenza. Potrebbe diventare una freccia nel nostro arco. Ribadisco, questo Bologna era poca roba. Questa non può essere significativa, non può essere identificata come la partita della svolta, perché la svolta viene soltanto se poi azzecchi quella dopo. Non voglio nessuno che si faccia dei film mentali, hai vinto col Bologna in casa tua. Niente di... Però la Juventus che va in contropiede, ma soprattutto una Juventus che continua ad andare in avanti, e nel secondo tempo tante volte siamo andati in avanti, mi ha proprio fatto dire oppalala, oppalala. E vi riporto esattamente le parole che avevo utilizzato nella partita con lo Sassuolo, perché vedere una Juventus che è già in vantaggio e cerca comunque di andare ad allungare questo risultato, di fare un altro gol sempre, nonostante la vittoria, la larga vittoria, è una sensazione, un'emozione fortissima, qualcosa che mi mancava, era davvero una roba che mi mancava. Quindi di buono questo me lo porto a casa, non posso non portarmelo a casa, però questa situazione l'abbiamo già vista la prima col Sassuolo, poi abbiamo visto che cosa è successo dopo. Quindi se devo scegliere una cosa da portarmi a casa stasera, oltre ai tre punti indispensabili, necessari, perché abbiamo già perso troppi punti per strada, oltre il clean sheet, che è una cosa fantastica, ma ribadisco, d'altra parte c'era poco Bologna, questa cosa me la porto a casa. Una cosa che mi è dispiaciuto è vedere così poche persone all'interno dello stadium, che sembrava quasi vuoto a un certo punto. Prima in chat mi riportavano un dato che non so se è quello ufficiale, ma circa 36.000 presenti, con zero praticamente tifosi del Bologna, un centinaio abbondante, perché il Bologna aveva fatto comunque un'iniziativa per non andare allo stadio, perché non era d'accordo con il costo dei biglietti, non era d'accordo con la gestione della curva ospite, quindi quella era una roba. Infatti lo spicchio dei tifosi del Bologna era abbastanza vuoto, però l'impressione, proprio sguardo, erano delle tribune completamente mezze vuote, ok, diciamo così, mezze vuote, e la curva nord con dei grossi spicchi vuoti. Quindi questa è una cosa che mi dispiace. Poi stamattina vi parlavo di una roba che vi voglio raccontare, vecchia di 10 anni, che diventa ancora attuale, e ne parleremo sicuramente nei prossimi giorni. Da domani inizieremo un percorso di analisi delle partite con le pagelle e dell'analisi proprio della prestazione, diverso dal solito. Riprenderemo i format che abbiamo utilizzato fino adesso, ma con qualcosina in più. Quindi vi spoilerò questa cosa qua. Sicuramente stasera vado a Nanna felice, perché la vittoria, perché questa piccola evoluzione, non la voglio chiamare rivoluzione perché non è, ma questa piccola evoluzione me la porto a casa. C'era un'altra roba che volevo dire, ma in questo momento mi sfugge. E quindi niente, questa ragazza è stata la partita di stasera. Fatemi sapere un po' se siete d'accordo con me nell'analisi, se ci sono altre cose che probabilmente, sicuramente mi sono dimenticato di dire. E niente, noi ci vediamo domani con l'analisi e poi ci rituffiamo già direttamente all'interno della partita di Champions, perché mercoledì si gioca col Maccabi. È vietato sbagliare, perché lì è veramente da dentro fuori, cosa che in questo momento non è il campionato, perché noi in questo momento, prima di essere da dentro fuori, dobbiamo capire per che cosa giochiamo in Serie A. Però sicuramente ricominciare a vincere qualche partita è un gran passo in avanti. Sembrava diventato impossibile vincere una partita con la Juve, invece eccoci qua, dopo un momento molto molto complicato.
si torna parzialmente a sorridere con una vittoria larga, che sono quelle che fanno maggiormente divertire i tifosi.